La sua prenotazione per il viaggio di nozze a Gardaland è stata confermata grazie agli sposi Giorgio e Mattia. Grazie agli sposi Giorgio e Mattia! Allora ragazzi, avete visto dove vi ho portato? Sì mamma, siamo contentissimi! Aiuto! Fermatevi! Fermatevi! No! No ragazzi, fermatevi! No! Ma perché c'è tutta questa confusione giù? Che sta combinando Giorgia? Dove vai? Sto andando giù perché c'è una confusione tremenda. Sì, è vero, c'è confusione. Però non ti arrabbiare quando scendi, ok? Perché mi dovrei arrabbiare? Affacciati piano piano e poi lo vedi. Però se mi parli già così vuol dire che mi devo arrabbiare di sicuro. Andiamo a vedere. Fermi voi due! Mattia? Ma cosa ci fai qui a casa nostra? Ma dai babbo, l'ho invitato io per giocare, no? Ma dai Giorgia, ma con tutti gli amichetti che ci sono a giro che hai, devi forse sempre chiamare Mattia. Ma ogni tanto chiamalo qualcun altro o qualcun'altra. Non so, chiama Tea, chiami Sofì, chiami Giada. No, sempre Mattia, giusto? Ma uffi babbo, sei sempre il solito. Non si può mai invitare Mattia. Oh, è maleducato, fa questo e fa quest'altro. No, babbo, ormai è da un anno che dici sempre le stesse cose. Ma non ti sei annoiato? Vabbè, di questa cosa ne parliamo dopo, quando Mattia è andato via. In ogni caso, guardate, il cuscino a terra, i divani tutti spostati. Basta, fermatevi. E poi, scusami, tu non dovevi fare i compiti? Allora, li ho già fatti, però mi mancano delle cose. Ah, io li ho già fatti tutti. Ah, visto che qualcosa ancora devi fare, allora facciamo così. Mettiti in pari con i compiti, sennò Mattia lo prendo per l'orecchio e lo butto fuori di casa. Che dici? Ok, babbo, li faccio. Però mi aiuta Mattia. Va bene, però seduti distanti, ok? Sì, babbo, va bene, andiamo. Comunque ragazzi, il babbo è proprio noioso. Voi lasciate tantissimi pollicioni e iscrivetevi al canale e continuate a seguirci. Sapete perché oggi mi dava fastidio vedere Mattia? Perché ancora sto male dall'altra volta, perché ho fatto un brutto sogno, anzi era un incubo a causa di Mattia. Non me lo ricordate? Guardate un po'. Prego, alzatevi e scambiatevi l'anello. Devo arrivare prima che si sposino, prima che si danno il bacio. Si stanno per baciare. No, si stanno per baciare. Vi rendete conto? Meno male che era un incubo. Ecco, di nuovo insieme. Eppure gliel'avevo detto, fate i compiti, ma distanti. Loro non riescono proprio a stare separati. Ecco, guardate, sempre insieme. Giorgina, Giorgia, ascoltami un po'. Che cosa ti avevo detto prima? Di stare separati. Quindi Giorgia, alzati per favore. Veloce, seduta qui. Mattia, alzati e ti metti seduto lì. Dai, per me non sto facendo niente, la stavo solo aiutando. Babbo, ma se lui sta laggiù, come fa ad aiutarmi? Sì, si può fare, non è che siete in un'altra casa. Tu sei qui e lui è lì, ok? Magari comunicate alzando un po' più la voce. Ma dovete stare distanti, così come siete, ok? Ci siamo capiti? Ci siamo capiti? Va bene. Ehi, bro, ci siamo capiti? Sì, dai, sempre le stesse cose dici. Sì, lo dico sempre perché voi non mi ascoltate. Comunque, fate i bravi. Ah! Sapete che cosa faccio adesso? Mi metto seduto sul divano, con un occhio guardo la televisione e con l'altro occhio guardo voi due. Ma stai scherzando? Mica sei un camaleonte. Ora voglio proprio vedere. È stato veramente bello. Sì, è vero, è stato veramente emozionante. Mamma, noi si mangia qualcosa perché
Questo matrimonio ci ha fatto venire fame. Ok, andiamo Lucio, si va fuori. Oh, Cinzia, senti un po', ma Giorgia dov'è? È a fare merenda, è da sola, è a fare merenda. Ah, ok, va bene. Io porto Lucio fuori che da tanto che non va a fare la pipì. Andiamo Lucio! Mattia, se non sbaglio, ora che siamo sposati, che l'ho visto nei film, dopo essersi sposati, si deve andare a fare un viaggio di nozze, no? Sì, è vero, l'ha fatto anche il mio babbo e la mia mamma. Hai visto? Ci avevo ragione. Però non saprei neanche da dove iniziare. Aspetta, ho un'idea. Chiediamo alla mia mamma, l'avrà fatto col babbo, no? Mamma, mamma! Che succede? Ditemi! Visto che io e Mattia ci siamo sposati, dovremmo fare il viaggio di nozze, che ci potresti dare una mano? Perché non sappiamo che fare e cosa fare. Anch'io l'ho fatto con il babbo, sapete? Siamo andati in Messico per organizzare, ok, per prima cosa bisognerà andare all'agenzia di viaggi. Lì ci sapranno dire che cosa dobbiamo fare, no? Sì, che bello! Andiamo! Però prima andatevi a cambiare, non si può mica andare in giro vestiti da sposi. Su, via via via! Che belli, non vedo l'ora! Allora ragazzi, siete pronti? Sì! Andiamo! Lucio, io direi di rientrare perché ti fa freddo e anche a me. E sta piovendo, andiamo, dai. Cinzia? Salvo. E dove vai? Devo andare, che mi manca una cosa e quindi la devo andare a comprare, va bene? Okay. Ciao, a dopo! Andiamo Lucio che fa freddo, andiamo, dai! Guardate, siamo arrivati all'agenzia di viaggi. Qui dentro ora ci consiglieranno dove potrete andare a fare il viaggio di nozze. Siete contenti? Sì! Sì, mamma, non vedo l'ora. Chissà che cosa ci consiglierà. Ciao! Ciao, ciao ragazzi, datemi un minuto, guardatevi in giro. Ok, grazie. Cosa hai visto? È con la nostra esperienza. Esplora il mondo con i tuoi occhi. Ragazzi, mi sono liberato. Accomodatevi, prego. E vai, tocca a noi. Ragazzi, che cosa vi serve? Dove volete andare? Allora, questi due ragazzotti qua si sono appena sposati e vorrebbero andare in viaggio di nozze. Cosa ci puoi proporre? Allora, vi proporrei l'Egitto. Fa un caldo bestiale e c'è da prendere l'aereo. Sì, che bello! In Egitto, come sapete ragazzi, ci sono già stata ed è bellissimo. Giorgia, però io ho paura, c'è da prendere l'aereo. Va bene, c'hai qualcos'altro da proporci? E se vi proponessi una crociera? Sì, la crociera non l'ho mai fatta, sarà divertentissimo. Mattia, io come hai fatto te con l'aereo? Non ci sono mai andata in crociera e ho mal di mare. Vabbè, però ragazzi, mettetevi un po' d'accordo, da qualche parte bisognerà pure andare, no? Allora fatemi vedere per bene, fatemi vedere, questo no, eccolo, questo. Perché non andate in un parco divertimenti? Giostre, montagne russe, salti da tutte le parti. Sì, che bello! No, montagne russe. Oh, spero che ci sia il giro della morte, è troppo bello. Mattia, te che ne pensi? Sì, che bello, questa idea mi piace. Oh, finalmente siete d'accordo. Perfetto, ci può fare tre biglietti? Ecco qua, questi sono i tre biglietti. Grazie. Vi ho anche prenotato un hotel tematizzato, ma non vi dico niente, è una sorpresa. E vai, a me piacciono un sacco le sorprese, però sono troppo curiosa. Mamma, quanto si parte? Presto, amore, presto. Ragazzi, allora, siamo fermi all'autogrill, che ne dite di fare un po' di pipì? Sì, mamma, perché a me mi scappa tantissimo, ho dormito finora. Lo so, non è che siete stati tanto di compagnia. Comunque, io ho un po' di fame, vorrei anche un caffè, andiamo. Allora, ragazzi, un po' di spesa direi che l'abbiamo fatta, quindi prossima tappa... Gardaland! Andiamo! Allora, ragazzi, come va con questo viaggio? Benissimo! Che state facendo? Io sto giocando al tocca a boca, però è da un'ora che ci gioco e mi sto annoiando. Forse ho io la soluzione, Giorgia. Che ne dite se mettiamo la nostra nuova canzone? Sì! Buon Natale a tutti quanti, ai più grandi e più piccini. Buon Natale a te che canti, è la festa dei bambini. Buon Natale in compagnia, il più bello che ci sia. Buon Natale.
Allora ragazzi, dai, manca un'ora e siamo arrivati. Sì. Contento Mattia? Sì. Nessuno? Giorgia? Cinzia? Ragazzi, ma sono passate 3 ore e ancora non sono tornati? È arrivato un messaggio? Ma chi è? Agenzia di viaggio? La sua prenotazione per il viaggio di nozze a Gardaland è stata confermata grazie agli sposi Giorgia e Mattia. Grazie agli sposi Giorgia e Mattia! Mattia, Giorgia, Giorgia e Mattia, viaggio di nozze, quindi si sono sposati? Ma scusate, ma non era un brutto sogno quello che avevo fatto l'altro giorno? No, no, mi sa che è tutto vero. Aspettate, ai! Ah, è vero! Si sono sposati! E adesso che cosa faccio? Questi si sono sposati? No, deve essere per forza un brutto sogno. Deve essere per forza un brutto sogno. Ora io li chiamo e loro sono qui. Giorgia! Cinzia! Mattia! Mi sa che è tutto vero allora. No, no, allora mi devo muovere. Ora mi vesto, faccio la valigia e li devo raggiungere prima che si vadano a divertire e vadano a dormire insieme. Perfetto. Allora ragazzi, avete visto dove vi ho portato? A Gardaland! Sì mamma, siamo contentissimi. Sono felicissima di questo viaggio di nozze. A te Mattia ti piace? Sì, guarda, è veramente bello. Allora, da dove vogliamo iniziare? Io voglio andare alla casa di prezzemolo. Che ne dici Mattia? Un attimo, va bene. Allora andiamo. Ragazzi, mi sa che sono nel posto giusto. Il parco dovrebbe essere questo. Aspetta che controllo. Gardaland, il parco è questo. Quindi devono essere per forza qui. Li devo trovare per forza. Ma dove saranno? Ragazzi, Mattia, guarda, siamo arrivati alla casa di prezzemolo. Mattia, te lo giuro, è fighissima. Ma ragazzi, dimenticavo, lasciate tantissimi pollicioni e continuate a seguirci. Andiamo. Mamma mia ragazzi, non so voi due, ma a me mi è preso un mal di stomaco. Sì mamma, ma a me non mi è venuto il mal di pancia. A me mi è venuto mi girava tantissimo la testa. A me la casa di prezzemolo mi sembrava più una giostra per bambini. Però ora che ci penso mi è venuta una grande fame. Andiamo a mangiare? Mattia, cioè siamo in un parco giochi gigante, un viaggio di 3 ore e penso solamente a mangiare, cioè scusami. Vabbè, comunque andiamo a mangiare, che anche a me mi è venuto un po' di fame, andiamo. Andiamo. Ragazzi, mi sa che qui dietro c'è il fast food, andiamo? Sì, fast food, spero che ci sia un panino o un hot dog. Te Matti? Sì, anche un hamburger. Io hamburger e hot dog e patatine e un altro hamburger, andiamo. Sporcata di ketchup. Mattia, c'hai fame? Sì, Giorgia, avevo la fame, sto quasi per mangiarti. Ragazzi, mangiate piano, perché non è che con tutto questo cibo dopo mi vomitate nelle giostre. Mamma, non ti preoccupare, non si vomiterà. Ragazzi, ma qui c'è un problema molto grosso. Siamo in un parco giochi ed è infestato di piccoli mocciosi, cioè tanti bambini. Come faccio a ritrovare Giorgia? Poi di sicuro avrà messo un cappello e quindi i capelli ce l'ha coperti dal cappello, quindi non riuscirò neanche a vedere le ciocche rosa. Come faccio? Oggi sarà una missione impossibile trovarli, ma li devo trovare per forza. Vediamo se riesco a riconoscere almeno la mamma. Ragazzi, sarà circa un'ora che li sto cercando e non trovo né la mamma, né quell'antipatico di Mattia e né la Giorgina. Non so dove andarla a cercare. Ora chiedo a qualcuno, vediamo se magari hanno visto Giorgia. Scusate il disturbo, so che state mangiando, magari mi manda da quel paese. Ma per caso avete visto una bambina con un bambino? La bambina è molto riconoscibile, c'ha delle ciocche rosa, un maschietto biondino. Ah, il maschietto l'ho visto, è andato di là, si teneva la mano.
Addirittura? Sì, stiamo camminando insieme. Sì, sì, sono attraverso. Sono ok, vi ringrazio tanto. Mi spiace. No, vabbè, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ragazzi, avete sentito? Forse hanno visto Giorgia con un maschietto che si tiene uno per mano. L'hanno visto per quella zona lì. Quindi non mi resta che correre e vedere se riesco ad acchiapparli. Oh, speriamo di trovarli. Ragazzi, si sono fatte le 4, anzi quasi le 5. È di Giorgia, della mamma e di quel Mattia. Ancora non l'ho trovati. Sai che vi dico, tra un po' vado in albergo e spero di trovarli lì. Spero di avere un po' di più fortuna. Ragazzi, come vedete, si è fatta sera. Abbiamo terminato la nostra giornata al parco e adesso non ci resta che andare a vedere la super camera che ci hanno riservato. Siete curiosi? Sì, mamma, io sono curiosissima. Chissà che tema sarà. Se volete vedere che tema è la camera, pure voi, lasciate tantissimi pollicioni e continuate a seguirci. Mattia, chi arriva prima in camera, è il vincitore! Oh, aspettatemi! Oh. 5218. Ma dove sarà questa stanza? Ragazzi, sono, penso, arrivato all'hotel dove loro dovrebbero dormire questa notte. Adesso non mi resta che sperare di trovare Giorgia e mamma e Mattia. Spero di essere nel posto giusto. Bellissimo! Bello! Che carina! Vieni Mattia, guardiamo cosa c'è di là. Oh, oh, questo qui è mio però. Allora ragazzi, che ne dite? Vi piace questa stanza per il vostro viaggio di nozze? Sì mamma, è bellissima! Non me l'aspettavo che era così bella questa camera. Mio! Il twister, che figo! Ragazzi, guardate, leggete un po' qua. Il tesoro perduto, la giungla selvaggia porta con sé molti segreti da svelare. Un tesoro? E come si fa? Presto, si sono appostate, contatele e avrete il primo numero della combinazione. Via! Ok! Ragazzi, è da circa mezz'ora che sta girando per tutti questi corridoi, ma non vedo nessuno. Sono tutti chiusi nelle camere e non so neanche in quale camera posso bussare, perché ce ne sono così tante e rischio che qualcuno esca e si arrabbia anche con me perché ho bussato. Questa cosa sta diventando veramente un incubo. Sembra un brutto sogno. Non so dove andare a cercare. Qui c'è un altro corridoio. Ragazzi, finalmente dopo 20 minuti di ricerca abbiamo trovato la combinazione. Chi la digita? Io. Flick privato. Allora, pronta? Sì. 7, 8, 4, 2, enter. Un altro twist. Ta-dan! Quindi a questo punto ragazzi ce ne abbiamo due, uno per me e uno per Mattia. E pensa a te che io mi volevo prendere il regalo che c'era dentro perché mi sembrava particolare, invece no, è quello che abbiamo trovato lì. Ragazzi basta, non ce la faccio più, sono veramente stanco, esausto. Io direi che posso terminare qui questa ricerca invana, perché da stamattina li sto cercando, ma niente, di loro non c'è traccia. Mattia, vi giuro che non entrerà mai più in casa nostra. Senti Mattia, che si può andare fuori che ti devo dire una cosa? Una cosa? Che cosa mi devi dire? Non te lo posso dire. C'è la mamma. Va bene. Aspetta Mattia che dico alla mamma che dobbiamo un secondo uscire. Mamma? Sì amore? Io e Mattia vogliamo andare un secondo fuori. A fare che cosa fuori? A un po' a giocare perché qui dentro mi fa un caldo. Va bene amore, però una cosina veloce perché poi dobbiamo andare a cena, ok? Va bene. Vieni, esci veloce. Mattia, questa cosa che ti dovevo dire è che ci siamo sposati, stiamo facendo il viaggio di nozze, ma ancora non ci siamo baciati. È vero Giorgia, però io un po' mi vergogno e poi c'è sempre la tua mamma accanto. Eh sì, questo è vero, ma ora la mamma non c'è. Ma quelli sono Mattia e Giorgia che si stanno baciando. Fermatevi, no, ragazzi, fermatevi.
No! Giorgia? Sì? Mattia? Ma voi siete qui? Sì, babbo, siamo qui, come tu ci hai messo. Sì, vabbè, comunque è passata già un'ora e basta studiare, dai, che continua la prossima volta. Babbo, stai bene? Perché sono passati 5 minuti da quando abbiamo iniziato. Sì, vabbè, comunque Mattia può tornare a casa sua. Andiamo, vieni. Dai, su, vieni. Sempre insieme voi su due siete. Non vi sopporto più, andiamo. Te Mattia, vieni. Questa, tieni, veloce, non te la mettere, te la metti poi quando sei al giro. Via, ciao. Non tornare mai più, ciao. Ragazzi, io questo bambino non lo sopporto più. Ogni volta che viene a casa nostra, io faccio un brutto sogno, faccio degli incubi. Era un brutto sogno, vero? Vabbè, non lo faccio più tornare a casa. Ma oggi il babbo è proprio strano. Vabbè, comunque chiudo il video. Se questo video vi è piaciuto, lasciate tantissimi pollicioni, iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanella degli aggiornamenti e andate ad ascoltare la nostra nuova canzone La Festa dei Bambini. E io vi saluto con un grande wow! Adesso chi mi aiuta a fare i compiti? Buon Natale a te che canti, è la festa dei bambini. Buon Natale in compagnia, il più bello che ci sia. Buon Natale insieme a noi, che pensiamo sempre a voi. Tutto bene, la Giorgina ha un presentimento strano. Hai ragione, la vicina è scappata via lontano.